Il progetto, il paesaggio della bonifica, anzi percorrere il paesaggio della bonifica, potremmo definirlo un vastissimo, perché parliamo di 90 chilometri, progetto territoriale. Progetto territoriale per leggere e conoscere con nuove modalità il paesaggio che va praticamente da Boretto sul Po, quindi siamo in provincia di Reggio Emilia, fino a sud di Mantova. Cinque itinerari, sei tappe che vanno a di volta in volta avvicinarsi, anzi entrare fisicamente all'interno dei luoghi di bonifica, quei nodi idrovori meravigliosi, considerate che sono tutte quante delle architetture degli inizi del Novecento, tuttora funzionanti, ma anche all'interno di ambiti paesaggistici come valli naturalistiche, casse d'espansione. Un esempio per noi assolutamente magico è la quinta tappa. La quinta tappa è all'interno di una risaia nella zona, nella provincia di Carpi, e con i nostri totem, le nostre pedane che sono aperte a tutti, aperte per i ciclisti, aperte per tutti coloro che vorranno arrivare, potranno appunto accedere a questa risaia, fermarsi su questa pedana e godere del paesaggio. L'ambito multimediale è fondamentale in questo progetto. L'ambito multimediale attraverso un sito dedicato www.ilpaesaggiodellabonifica.it, dal quale si potranno scaricare tutte quante le mappe, tutti quanti gli storytelling, perché questo progetto è stato reso in audio per tutto quanto il suo percorso, quei beni visibili e invisibili di cui parlavo prima, attraverso dei QR code scaricabili che si possono trovare sui totem e soprattutto anche attraverso la cosa che noi riteniamo più importante e più avvincente, che è il Museo Multimediale della Bonifica.